Allora, parliamo di alimentazione, alimentazione sana e alimentazione corretta. Parlare oggi di questo argomento sembra essere abbastanza difficile perché, tante sono le notizie che possiamo attingere sia dall'online, quindi su internet, sia dall'offline, quindi giornali, riviste, quindicinali o quant'altro. In realtà c'è in tutto questo variegato mondo un vero e proprio carosello, quindi di notizie che oscillano un po' tra quelli che a me piace chiamare o definire con un termine un po' simpatico, cioè i cosiddetti global shock, quelli che tendono un pochino a mettere paura infondata, scientificamente parlando, alla popolazione, perché? Perché magari ci portano a vedere un po' con un occhio di timore, di paura per la nostra salute, per gli effetti che alcuni possono avere sulla nostra salute. Faccio qualche esempio per capirci: la mozzarella blu o mucca pazza. Di contro poi ci sono invece delle notizie che ci portano a parlare su quelle che possono essere delle diete miracolose perché portano degli effetti sulla nostra salute o anche sulla nostra silhouette quando decidiamo di volerla un pochino aggiustare o modificare. O notizie che ci portano ad osannare, incensare o sopravvalutare alcuni cibi perché sembrano questi avere o giocare dei strabilianti ruoli o sembrano avere delle strabilianti proprietà salutistiche o salutari. A me come specialista che ormai da qualche anno indosso questo camice e quindi mi occupo in particolare di scienza dell'alimentazione, piace dare qualcosa di scientificamente valido con un linguaggio estremamente semplice, ma soprattutto mi piace lasciarvi qualche consiglio pratico da portare nella vostra quotidianità. La base quindi sulla quale mi muovo è l'alimentazione mediterranea, un'alimentazione di stampo mediterraneo che era peculiare dei popoli che si affacciavano sul bacino del Mediterraneo, ma affianco a questo che è quindi un modello nutrizionale corretto, perfetto, ormai accettato dalla comunità scientifica, c'è qualcosa di più, cioè c'è un insieme di competenze, c'è un insieme di conoscenze, c'è un insieme di pratiche, pratiche di allevamento, pratiche di coltivazione, nonché anche un insieme di traduzioni che vanno quindi a comporre quello che è uno stile di vita sano. La dieta mediterranea, l'alimentazione mediterranea, fonda i suoi cardini su 3-4 frasi che ripetiamo, che rileggiamo insieme, proprio perché sono di estrema semplicità, ma già racchiudono quello che è il cuore, l'essenza di un'alimentazione sana per preservare un buon stato di salute, sia che ci rivolgiamo a un soggetto di sesso maschile, sia che ci rivolgiamo a un soggetto di sesso femminile. Quindi ecco che si rispetta anche quella che noi definiamo la diversità di genere, che nella medicina è fondamentale, soprattutto la medicina attuale, che vede un po' il soggetto in una visione olistica, un tutto tondo a 360 gradi. Cosa ci suggerisce quindi l'alimentazione mediterranea? Allora, ci suggerisce un'abbondanza di prodotti di origine vegetale, una moderata quantità di pollame, pesce, uova, latticini, un basso quantitativo di carne rossa, olio extravergine d'oliva come unica fonte di grassi e una discreta quantità di vino possibilmente consumata, preferibilmente da consumare durante i pasti. Quindi ecco che abbiamo già dato quello che è il succo, l'essenza dell'alimentazione che quotidianamente dovremmo tradurre e applicare quindi nei nostri menù, ripartendoli logicamente tra un pasto di prima colazione, un pasto del mezzogiorno, quindi il classico pranzo, e quello che noi definiamo cena. Volendo essere un pochino più pratici e dettagliati, nella prima frase si parla di una grande abbondanza di quantità di prodotti di origine vegetale. Che cosa significa il prodotto di origine vegetale? Non è sicuramente solo, esclusivamente frutta e verdura. Ma ad esempio parlando di verdura possiamo fare la distinzione tra verdura a foglia larga, tra ortaggi, e quindi parliamo di pomodori, fenocchi, cetrioli, peperoni, parliamo anche però di erbe che possono essere erbe spontanee edibili, quindi nella vasta gamma delle insalate, ma anche erbe aromatiche.
Le erbe aromatiche assumono un ruolo di notevole importanza perché vanno a toccare un altro tasto o un altro componente dell'alimentazione che oggi come oggi è visto un pochino in cagnesco. Mi riferisco al sale. Sappiamo che numerosi sono gli effetti negativi del sale, uno per tutti, sull'apparato cardiocircolatorio e in particolare quindi sul rialzo della pressione arteriosa, quindi dobbiamo controllarne la quantità e addirittura possiamo ridurne la quantità se riusciamo a fare uso di erbe aromatiche, proprio per mantenere la palatabilità del prodotto, quindi dell'alimento, sempre molto alta, ma non avere gli effetti negativi sulla nostra salute. Se questo è vero, quindi per le verdure, per la grande famiglia delle verdure, altrettanto possiamo dire per la frutta, perché non esiste soltanto la frutta fresca di stagione colorata, ma esiste anche così, la così chiamata frutta dimenticata, esistono poi i piccoli frutti che sono in particolare i mirtilli, i lamponi o le fragole. Ma esiste poi anche la cosiddetta frutta a guscio, da non confondere, spesso e volentieri nel parlare comune si sente il termine piuttosto di frutta secca, ma la preferiamo definire come frutta a guscio perché la si potrebbe confondere con la frutta essiccata. La frutta essiccata è più troppo ricca di zuccheri semplici perché ci riferiamo ad albicocca, banana o mela disidratata e poi mantenuta con un'elevata concentrazione di zuccheri. Quella invece che gioca un ruolo positivo nella nostra salute è la frutta secca, cioè a guscio. Quindi parliamo di mandorle, di pistacchi, di nocciole, di arachidi, ma anche qui facciamo una precisazione. Così vanno mangiate al naturale, cioè senza l'aggiunta di sale o senza l'aggiunta di zuccheri. Quando poi continuiamo ancora la rassegna, diciamo, di questi prodotti di origine vegetale, pensiamo anche ai cereali, che difficilmente entrano nella nostra alimentazione così tal quali, quanto invece piuttosto entrano come trasformati. Perché? Perché dai cereali, il grano, sia esso tenero che duro, ma sia anche l'orzo, il mais, il riso, l'avena, il camute, il farro e quant'altro, entrano come prodotti trasformati. Infatti abbiamo il passaggio intermedio per ottenere gli sfarinati, le farine, con un termine un pochino più a noi familiare, e da queste farine otteniamo che cosa? I cosiddetti prodotti da forno, che possono essere dolci o salati, biscotti o cracker, ma otteniamo quelli che invece definiamo i pilastri dell'alimentazione mediterranea, e cioè pane, e cioè pasta, e cioè pizza. Ancora nel gruppo dei prodotti vegetali troviamo altri alimenti che assumono un'importanza ancora superiore perché se tutti gli alimenti che abbiamo fin qui nominati forniscono al nostro organismo una buona quantità di vitamine, di minerali, di fibra alimentare e di acqua, quando andiamo invece a nominare i legumi, a tutti questi nutrienti che ho nominato se ne aggiunge un altro importantissimo, cioè la grande famiglia delle proteine. Sono delle proteine vegetali, quindi di notevole importanza perché rispetto alle proteine di origine animale danno la possibilità di mantenere un buon livello nutrizionale del soggetto che se ne ciba, ma non ha l'aspetto negativo o non ha l'aggravante di portare con sé i grassi, come invece si verifica nel momento in cui le proteine vengono scelte, vengono prese, diciamo, dal prodotto di origine animale. Perché? Perché in quel momento noi ci andiamo a nutrire di un muscolo, quindi parte di un animale di terra, se pensiamo alla mucca o al maiale, o a un animale di acqua, se pensiamo a un pesce. Comunque è un muscolo che quindi è infarcito di grassi, un po' come capita nel muscolo dell'uomo. Quindi questa è la grande famiglia dei prodotti vegetali che devono rappresentare quindi la base della nostra alimentazione. Che significa grande abbondanza? Che significa base? Traduciamola anche qui in qualcosa di pratico, si dice almeno 5-6 porzioni al giorno. Quindi a partire dalla colazione potrebbe essere una buona abitudine introdurre un frutto o una spremuta, poi a pranzo, a cena, gli altri due passi fondamentali. Avere sempre un contorno e un frutto, e poi prima di andare a letto si potrebbe avere sì ancora l'abitudine di pilluccare guardando la televisione o leggendo un libro o ascoltando della buona musica, pilluccare dei piccoli frutti o della frutta secca piuttosto che attingere al classico pacco di biscotti come magari birichinamente ci verrebbe di fare. Andando avanti nella lettura della dieta mediterranea abbiamo letto delle moderate quantità di pesce, quindi di latticini, quindi di uova o anche di pollame. Questo quindi sta a sottolineare l'importanza comunque di un'alimentazione onnivora per l'individuo, sia uomo che donna.
e di prediligere possibilmente quindi un pesce rispetto alla carne, perché poi quando si va a dettagliare la dieta mediterranea, riferito alla carne, si trova un aggettivo estremamente limitante, si trova bassi quantitativi. Quindi questo eccesso che oggi come oggi registriamo del consumo di carne rossa è effettivamente un errore alimentare. Quindi piccoli quantitativi vuol dire mai superare una porzione sui 110-120 grammi e mai più di una, massimo 2 volte a settimana. Per condire, ancora si prende in considerazione il condimento, la palatabilità di un buon piatto che prepariamo per il nostro menù del pranzo o della cena, dobbiamo utilizzare come fonte di grassi solo e esclusivamente il cosiddetto oro giallo, cioè l'olio di oliva, che è un pilastro anche questo dell'alimentazione mediterranea, che ha un'ottima composizione nutrizionale perché rispecchia quelle che sono le esigenze salutistiche del soggetto adulto, ma anche del soggetto in età pediatrica, tant'è che il bambino appena supera o si appresta a vivere, insomma, l'età dell'addivezzamento, subito i suoi piatti vengono preparati con olio d'oliva. Va bene anche nella senescenza, perché? Perché comunque questa fonte di grasso apporta quel giusto quantitativo di omega 3 e di omega 6 che sappiamo giocare un ruolo fondamentale, sì come protettore dell'apparato cardiocircolatorio, ma soprattutto come protettore dell'apparato neurologico o del sistema, diciamo, neurologico, e quindi aiuta o è un ottimo alleato in un processo che a volte tanto temiamo, cioè parlo dell'invecchiamento. Infine non si trascura anche un buon bicchiere di vino, perché? Perché anche il vino deve entrare nella nostra alimentazione di adulti quotidiana e logicamente l'aggettivo, la connotazione che si dà è una quantità moderata. Qui c'è una diversità di genere, perché? Perché l'uomo se ne può permettere 2 bicchieri al giorno, mentre la donna se ne può permettere un bicchiere soltanto al giorno. Che esso sia bianco, che esso sia rosso, in realtà poco importa, si può veramente seguire piuttosto la palatabilità del soggetto. L'unica indicazione, forse l'unica attenzione che si presta è sull'uso del vino rosso per soggetti che hanno problemi di mucosa gastrointestinale, per un discorso di tannini e di altri nutrienti che potrebbero creare delle reazioni un po' avverse al soggetto che appunto ne deve. Questo quindi è il cuore di una buona e corretta alimentazione che ormai dalla comunità scientifica ha avuto l'avallo, ce l'ha avuta grazie al padre scientifico che tutti riconosciamo in Ansel Key, che grazie ai suoi studi appunto ha dato valore scientifico al schema che abbiamo appena investigato, ma con un sano gusto di patriottismo ce lo riportiamo un po' in Italia, perché in realtà fu il nostro modenese, il dottor Castelvetro, che già nel 1900 aveva nominato questa, o aveva scritto insomma questo decalogo della dieta mediterranea. E quindi buona mediterraneità a tutti.